Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. In questo video vi volevo parlare di un quadro misterioso. Ultimamente sto facendo un po' di video dedicati ai quadri misteriosi. Questo è un quadro molto particolare, una storia che su internet non è così tanto, diciamo, famosa come magari altre storie. Questa mi ha colpito perché è una storia tutta italiana. Questo quadro è un dipinto su tela del XVI secolo, dipinto da Bernardino Luini e si trova alla Pinacoteca di Brera, o meglio, si trovava alla Pinacoteca di Brera, perché dietro a questo quadro c'è un grande mistero. Dovete sapere che la notte del 24 giugno di qualche anno fa, e non sono assolutamente riuscita a trovare la data esatta, alla Pinacoteca di Brera è suonata all'improvviso l'allarme, si è messo a suonare all'impazzata. Sono ovviamente subito andati a controllare che cosa stesse succedendo e non hanno trovato nulla di anomalo, quindi hanno pensato a un guasto. Quindi sembrava tutto a posto, poi nelle sere successive è successa la stessa cosa, l'allarme ha di nuovo cominciato a suonare. Allora hanno cominciato a fare delle ricerche, hanno guardato bene le telecamere di sorveglianza e con estremo stupore hanno visto che da questo quadro, che si chiama La Ninfa dei Boschi, usciva una figura evanescente che girava intorno al quadro, indicava il quadro e poi spariva nel nulla. Ovviamente sono rimasti a bocca aperta, sono rimasti molto colpiti e hanno cominciato a svolgere delle indagini sul quadro. Quindi il quadro è stato esposto ai raggi X e hanno scoperto che sotto a quel dipinto ce n'era un altro del XII secolo. Ma la cosa strana non è questa, è il fatto che per essere un dipinto del XII secolo rappresentava qualcosa di alquanto insolito, perché c'era un'ambientazione di campagna con al centro un cerchio ovale luminoso e delle figure umanoidi a quattro braccia che sembravano esplorare la zona circostante. Questo ovviamente ha incuriosito moltissimo gli studiosi, tra cui gli studiosi del paranormale, che hanno ipotizzato che questo quadro potesse rappresentare una sorta di portale per l'aldilà, quindi una porta tra il nostro mondo e quello degli spiriti. Il 24 di giugno, la notte in cui è iniziata tutta questa storia, per alcune religioni pagane è considerata una notte sacra, quindi una notte in cui fare rituali, sortilegi particolari, quindi sicuramente è considerata una data particolare. La cosa strana però non è questa, non è il fatto che gli studiosi del paranormale abbiano dato questa interpretazione, ma il fatto che questo quadro, dopo questa rivelazione, è stato tolto dall'esposizione al pubblico ed è misteriosamente scomparso. Quindi pare che nessuno sappia dove è finito questo quadro o che nessuno voglia rivelare dove è questo quadro e dove si trova, e soprattutto perché è stato tolto dall'esposizione, perché è stato fatto sparire così velocemente. Quindi il mistero che c'è dietro a questo quadro è proprio questo, il fatto che sia stato fatto sparire. Ovviamente non ci sono ulteriori notizie su questa cosa e questo ha alimentato tantissimo la fantasia degli studiosi, e quindi ci sono state tantissime ipotesi. C'è chi pensa che ci sia sicuramente qualcosa di vero, altrimenti non si spiegherebbe come mai questo quadro è stato fatto sparire subito e così velocemente, e ci sono invece altre persone che la ritengono solo ed esclusivamente una coincidenza. Io personalmente non lo so se è una coincidenza o se c'è qualcosa di vero. Quello che so è che sicuramente far sparire il quadro ha alimentato senza dubbio le fantasie e le ipotesi che ci possa davvero essere qualche cosa di strano e di anomalo in questo quadro. Quindi questa era la storia del quadro della Ninfa dei Boschi, che una volta era esposto alla Pinacoteca di Brera e che adesso non possiamo più ammirare, perché al di là delle storie che ci sono intorno, sicuramente si tratta di un bel dipinto, quindi mi sarebbe piaciuto vederlo di persona e dal vivo, ma
non è più possibile. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia, cosa ne pensate, se secondo voi il quadro è sparito perché c'era veramente qualche cosa di strano, di particolare, oppure se secondo voi è stata solo una coincidenza. Scrivetemelo sotto perché sono curiosa di sapere qual è la vostra opinione. Io mi fermo con questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.